Sono Maria Grazia Vitale. Ho partecipato negli anni 76-78 all'esperienza di musica e cultura, Radio Out e del collettivo femminista, quando ero ancora una ragazza liceale. Avere conosciuto Peppino e gli altri compagni mi ha fatto acquisire un modo di concepire la vita diverso dalla mentalità comune di allora. Ho compreso che la mafia è prepotenza. È devastazione del territorio, è far tacere le coscienze per attingere manovalanza dalla povertà materiale ed intellettuale. Il collettivo femminista mi ha fatto prendere coscienza dell'essere donna come persona, uguale in dignità all'uomo. Abbiamo lottato per acquisire i diritti fondamentali di cui godono oggi le nuove generazioni, contro l'aborto clandestino, per esempio, che aveva ucciso tante giovani donne. Ho acquisito l'idea che il confronto dialettico e democratico è il perno di una società giusta, dove poter manifestare liberamente il proprio pensiero. Era la personalità di Peppino che permeava e teneva legato il gruppo, ed era lui che aggiustava il tiro quando era necessario. Ricordo, per esempio, quando Peppino buttò fuori dal Radio Out gli hippie di Villa Fassini perché non condivideva le loro scelte e abitudini. Erano comunque gli anni della ribellione per noi ragazzi di tutto il mondo occidentale, ma in un piccolo paese di provincia di stampo mafioso eravamo malvisti perché rompevamo quelle tradizioni. L'atroce e brutale assassinio di Peppino ci ha travolti. Ci ha provocato grande sofferenza. Da quel momento abbiamo realizzato veramente che la lotta tra noi e la mafia era impari. Abbiamo capito, con il depistaggio ben costruito sulla sua morte, che lo Stato in quegli anni non era affatto dalla nostra parte. Peppino però vive nelle nostre menti, nei nostri comportamenti quotidiani, consapevoli che la cultura, intesa come conoscenza, sia la chiave per la corretta visione della realtà e per l'attuazione della vera democrazia, così come l'esistenza di Peppino ci ha insegnato. Vorrei adesso leggervi un pensiero scritto nei miei diari di giovane diciottenne, ritrovato casualmente e mai letto prima d'ora. Mercoledì 9 maggio 1979. Ti hanno ucciso! Ti hanno ucciso! E ancora forti alla mente ritornano le tue parole. La pratica della felicità è sovversiva e violenta. Ma a te hanno fatto violenza, a te hanno strappato le speranze dei tuoi 30 anni. E dopo un anno dalla tua feroce morte, ancora restano chiuse le persiane e ancora ci fa barcollare il marchio pesante di tutti. Peppino, sei vivo. Sei qui con noi a sventolare a Mafiopoli le bandiere rosse di libertà, ma anche del tuo sangue rosso. Il tuo sangue ucciderà, il tuo rosso sangue invaderà le piazze e le città per fare annegare chi ti ha ucciso e chi le future generazioni continuerà ad uccidere. Ora e sempre, resistenza.